Ma quindi si andrà o no in vacanza quest'estate 2020? Questa è la domanda che molte persone in questi giorni si stanno ponendo, perché siamo ormai in prossimità della fase 3 e iniziano a uscire queste prime bozze, queste prime informazioni, qualcuna è ufficiale, qualcuna no, e quindi vige un po' di confusione, come lo era stato per la fase 2, che ormai è una cosa certa, è una cosa ufficiale. Sono già usciti i decreti del fatto che, per esempio, il 18 finirà il lockdown, riapriranno i negozi, riapriranno i ristoranti, riapriranno i bar, e il 25 anche riapriranno i centri sportivi, riapriranno finalmente le palestre, di cui ci ho fatto un video, e trovate appunto il video precedente. Come sapete, il mio canale parla un po' di fitness, parla un po' di viaggi, parla un po' di queste cose qui, e ho spiegato anche le norme che attueranno le palestre, quindi quel video ve lo lascio nella schedina che vi comparirà qui sopra, lo trovate anche sotto in descrizione. Se siete dei palestrati o siete comunque frequentatori di palestre, vi consiglio di vederlo, perché spiego bene bene come saranno le regole da seguire. Comunque, cosa prevede invece questa fase 3? Quali sono le cose più ufficiali e i decreti? Ci sarà sicuramente lo spostamento tra regioni. Inizialmente si parlava solamente di regioni confinanti, però in realtà l'estensione è molto più ampia, si potrà andare in tutte le regioni d'Italia, oltre al fatto che riapriranno i confini. L'Italia riaprirà i confini, e questa è una cosa ufficiale, lo ha detto Conte in una conferenza stampa qualche giorno fa. Ma anche qui c'è un po' di confusione, perché il fatto che l'Italia riapra i confini, riapre i confini per chi è al di fuori e entra in Italia, non per noi che possiamo uscire. Ovviamente sì, noi possiamo uscire, ma gli altri paesi ci faranno entrare? Se gli altri paesi non hanno il nostro stesso decreto e la nostra stessa apertura di confini, ovviamente non possiamo entrare. Noi possiamo far entrare gli altri, e questo probabilmente l'ha fatto per riattivare un po' l'economia del turismo, ovviamente, e giustamente anche in realtà in parte. Tutte le persone comunque che arriveranno non dovranno subire una quarantena, cosa che invece ho fatto io e che sto facendo ancora tuttora, che come vedete sto facendo questi video un po' statici perché appunto sono in isolamento in casa, perché comunque sono arrivato qui 2 settimane fa da New York e ho subito dei vari controlli, e c'era poi l'obbligo di quarantena e isolamento a casa. Oggi dovrebbe essere il mio ultimo giorno, sono già passati 14 giorni, ho subito diversi controlli in aeroporto, che ovviamente ho filmato e ho documentato tutto. Vi lascio il video qui sopra per chi se lo fosse perso e per chi fosse interessato, perché c'è sempre ancora qualcuno in altri paesi che è bloccato e non sa come tornare. Ecco, io in quel video lì spiego come io sono riuscito a tornare. Comunque, appunto, non ci sarà più obbligo di quarantena, non ci sarà più l'obbligo di autocertificazione, e si potrà quindi entrare tranquillamente. L'unica cosa che ci saranno ovviamente i controlli per chi prenderà un mezzo aereo o per chi prenderà un mezzo ferroviario. Però arriviamo al punto, arriviamo al dunque. Quali sono le mete più gettonate per l'italiano? Io ovviamente tutte queste informazioni sono basate su analitiche reali e documentate e ufficiali. La percentuale più alta di italiani vive ancora con la paura del contagio. Di conseguenza, lo spostamento lo farà prevalentemente con auto propria. Eviterà di utilizzare mezzi come il treno o come l'aereo. Nonostante comunque ovviamente ci siano delle misure di sicurezza, quali appunto il distanziamento, l'utilizzo di mascherina, eccetera. Come sapete poi appunto nei treni ci saranno posti alternati, lo stesso vale per gli aerei, eccetera. Però comunque l'italiano tenderà a utilizzare l'auto propria per una questione appunto di più sicurezza e un maggiore comfort. Ma dove andrà con la macchina? Quale sarà la sua meta? Quella balneare o quella montuosa? Secondo alcuni dati, la maggior parte dell'italiano andrà in montagna, proprio appunto per evitare potenziali assembramenti in spiagge o comunque nelle zone balneari, mentre in montagna è molto più difficile che ci sia un contatto con altri, oltre al fatto che comunque l'Italia gode di bellissimi paesaggi e comunque delle bellissime catene montuose, che sono quali le Alpi e gli Appennini, quindi ci sono dei paesaggi comunque incredibili. Quindi questa è la primissima meta dell'italiano. E oggettivamente la consiglio anche io. Comunque io in montagna non l'ho mai presa in considerazione perché sono sempre andato al mare, però devo dire che comunque, perché no? Cioè potrebbe essere anche una buona idea, potrebbe essere anche una cosa diversa da quello che si fa di solito, e magari potremmo trovare un piacere
diverso e ci sta. Anzi, dobbiamo ringraziare il fatto che ci sarà la possibilità comunque di spostarci. Ma comunque, invece, chi volesse andare all'estero, dove potrà andare? Quali sono potenzialmente e probabilmente gli stati europei che apriranno i confini? Sono quelli in realtà più poveri, sono quelli che vivono più crisi economica e che vivono soprattutto grazie al turismo. Uno di questi è la Grecia. La Grecia è uno di quei paesi anche che ha avuto minor contagio possibile, ecco perché comunque probabilmente aprirà le frontiere. Chi ha avuto meno contagi? Perché la Grecia è prevalentemente formata da isole e di conseguenza la diffusione del contagio è minore rispetto ad altri paesi che magari sono in centro Europa, come ad esempio appunto la Germania oppure l'Italia, che è di passaggio, in mezzo passano tutti. Di conseguenza, poi vabbè, lasciando il fatto che in Italia si usciva, si faceva quello che voleva, vabbè, tutto quello altro discorso, però comunque la Grecia è uno di quei paesi in cui il contagio si è diffuso in maniera minore, oltre al fatto che ovviamente anche la Grecia ha dei paesaggi incredibili. Io sono stato qualche anno fa, sono stato 3 anni fa, comunque 2 volte, sono stato ad Atene, comunque molto molto bella. Purtroppo molto trasandata perché appunto c'è ancora questa crisi da cui si riprende la Grecia poco a poco, ma comunque è veramente una città bellissima e super culturale. Nelle isole non sono mai stato, ma comunque dalle foto sappiamo tutti che ha delle isole incredibili. Quindi la seconda meta più gettonata sarà probabilmente la Grecia. Ma la terza meta più gettonata qual è? Ovviamente è un altro paese, no, altri paesi che hanno avuto minor numero di contagi e sono i paesi nordici. Quindi la Svezia, la Norvegia, anche la Danimarca. Io in Danimarca sono stato 5 anni fa, vabbè. Perché hanno avuto meno contagi loro, nonostante comunque hanno un'estensione incredibile? Ma probabilmente perché hanno un sistema politico e culturale totalmente diverso dal nostro. Come accennavo, io sono stato in Danimarca e la mentalità è totalmente diversa dalla nostra. Io sono stato lì, mi pare, una decina di giorni, 2 settimane, e sentivo un forte disagio anche quando passeggiavo per le strade, perché è totalmente diverso da noi. Non saprei neanche come spiegarlo, ma ci sono delle regole, ci sono delle norme, ci sono delle cose totalmente diverse da noi, e il rispetto di queste probabilmente ha diminuito i contagi. Un altro motivo potrebbe essere il fatto che le città non siano tanto grandi e sono molto distanziate tra di loro. Questo ovviamente ha permesso di ridurre al minimo il contagio. Sono tanti piccoli paesini, tante piccole città molto distanti tra di loro, tanto che appunto per gli spostamenti prevalentemente si utilizza il treno o addirittura l'aereo. A me è capitato, infatti lo dico per esperienza, perché in Danimarca mi è capitato di spostarmi da Amsterdam a Aalborg con un aereo, cioè, e la gente prende l'aereo per andare a lavorare ed è mezz'ora, il volo dura mezz'oretta e si prende l'aereo proprio perché poi in mezzo ci sono piccoli paesini dove non c'è nulla. E quindi, vabbè, comunque anche questo probabilmente è causa del minor numero di contagi. Io non sono mai stato però comunque in Svezia e Norvegia, devo dire che comunque sono due mete che non mi dispiacerebbe prima o poi nella mia vita visitare. E a quanto pare, appunto, secondo alcune analisi, sono potenzialmente delle mete che l'italiano prenderà in considerazione. A voi invece dove piacerebbe andare? O comunque avete altre informazioni a riguardo su altri paesi che probabilmente apriranno le frontiere? Se sapete qualcosa, comunque, scrivetemelo qui sotto nell'area dei commenti. Ma soprattutto voi, cosa farete quest'estate? Avete già prenotato? Avete già qualche idea? Scrivetemelo sotto qui nell'area dei commenti, che sono comunque curioso. Io ancora non ve lo svelo, perché comunque anch'io ho qualche idea, ma ovviamente ancora nessuna prenotazione, sono ancora in quarantena, in isolamento, quindi in realtà ci sto pensando, ma non ci sto pensando. Però comunque, per scoprirlo, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, perché in questo modo rimarrete aggiornati su quello che accadrà prossimamente. Ma per sapere quando usciranno questi video, dovete attivare la campanella. Non ci vuole nulla, fate un clic, plin, e così vi arriverà la notifica quando uscirà il prossimo video. Se comunque questo video vi è stato utile, lasciate un bel like. Mi raccomando, comunque cercate sempre di restare in sicurezza, rispettate sempre le norme, più rispettiamo le norme e prima ovviamente potremo tornare alla solita vita e al nostro quotidiano.
Ricordate comunque di non smettere mai di sognare, perché questa è la chiave che ci fa andare avanti. Di sognare sempre in grande. Sapete perché? Anzi, già lo sapete perché. Perché non è mai troppo tardi per iniziare. E un vero eroe è colui che va avanti dove tutti gli altri si fermano. Bombe!